Allora iniziamo un nuovo personaggio. Decidiamo che armi possiamo usare. Allora, intanto direi di scegliere il nome. Il nome direi di farlo bello sobrio. Sesso maschio, età adulto, classe. La classe in questo sarà molto importante. Ecco, io volevo iniziare con la lancia. Volevo fare una run intera con solo la lancia. Diventerà difficile. Proverò di gustarmela al massimo con la lancia. Allora, potrò usare solo lance in questa run come armi. Dono sepolcrale, anello vitale. Un anello decorato con un piccolo gioiello rosso, aumenta i PV massimi. Benedizione divina, non lo uso mai, benedizione nascosta nemmeno. Una bomba nera. Può far comodo, gemma di fuoco. Non che mi serva più di tanto. Un'anima libera, una moneta d'oro arrugginita. Inutile. Un globo rosso incrinato, giovane ramo bianco. Io direi di iniziare con l'anello vitale. Iniziamo con un po' di vita. Eccoci qua, cimitero della cenere. Allora, bene, se io non ricordo male. Buono. Non sono in fatro, non sono in fastro, sono in fastro. Molto buono. Fammi vedere. Inventario, ok, equipaggiamento, lancia. 104 più 11 è già un buon danno, eh. Scudo goccia, tanta roba. Elmo, tutta l'armatura d'araldo che fa molto comodo, tre fiasche Estus e un talismano con cura minore. Ancora più comodo, direi che l'araldo è una gran classe. Ma va là, ma sono ancora capace? Oh, straordinario, mi sento fortunato. Che oggetto c'è qua? Non mi ricordo più. Armi di un cavaliere abbandonato. Beh, tutto fa brodo all'inizio. Tanti bei punti per l'inizio. Belle anime che non buttiamo via. Vediamo, vediamo. Il secondo non si può essere fortunati come al primo. Fiaschetta d'Estus Cinereo. Buono, buono. Allora, a due mani. Cosa facciamo? Pariamo. Ah, la Peppa. Che attacco. Dobbiamo ancora fare un parry per bene. Allora, proviamo a fare un attacco furtivo. Vediamo quanto leviamo. Avrei potuto prendere la bomba nera solo per far sì che poi la boss fight contro Gundyr, il giudice, fosse più facile, però.
Ci piace la sfida. Ci piace la sfida. Oh, un Fronster. Oh, buono, buono. Ah, oh. Ah, vediamo quanto cura la cura minore. Buono. Per l'inizio buono. Sicuramente dovrò migliorare un po' la fede. La lucertola di titanite. Direi che questo è quasi considerabile come una prima boss fight, ecco. E infatti, mamma mia, che danno, che dolore. Vai, buono, stannata così. Mamma mia, non me l'aspettavo. Finché a terra, finché a terra. Ah, ha fatto male. Oh, ha fatto male anche questo. Questa run sarà in una specie di co-op continuamente. Cercherò di farla sempre con un mio amico. Cercheremo di andare avanti insieme. Il mio amico, da quel che so, vuole fare una classe tipo chierico e usare la Moonlight, se non sbaglio, la spada che dà Ocerios come ricompensa con la sua anima. Oh, Dio santo! Siamo messi male, eh? Ok, utilizziamo il tempo per curarci. Ok. Non esageriamo. Non dobbiamo essere avidi. Non in questi casi. Sono stato troppo avido su una pippa. Vabbè, dai, inizio 128 anime, non è un problema. Speriamo che tutto vada per il meglio. Se riusciamo a fare questa run per bene, forse ne caveremo qualcosa di buono. Lo spero. Allora. Riproviamo. Anche in Dark Souls 3 non è mai stato molto difficile fare i backstab alla fine. Attacco caricato. Beh, abbastanza veloce anche questo. Attacco caricato e shot, buono. Allora, direi di... Vabbè, curiamoci. Verrà molto utile anche l'Estus Cinereo allora in questa run. Capisco, 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 sì. Ok.
posso riuscire. Puntavo allo stun, però non problema. Ok, stannata, sì. No. Cerchiamo di non esagerare anche stavolta. Ecco, questo buono, questo molto molto buono. Allora, le schivate sono molto più belle qua. Oh shit, che dolore. Quando le fai sono molto più belle, ovviamente. E poi qui si può camminare mentre si beve. Dark Souls 1 non lo permette questo. Dai. Oh, scaglie di titanite. Molto 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 buono. E 4200 anime. Che anche quelle fa molto comodo. Grande lupo. Come la va, lupo? Come la va? Tutto bene? Tutto bene le vacche? Sono felici. Ah, sì, tutto nel culo. Allora, intanto, vediamo di andare al primo falò. Signori, l'altare del vincolo. Mamma mia. Che bel... Mamma mia, che... Mamma mia. Non si può dire niente. Tutto troppo bello. Scendendo di qua... Ok, non c'è niente lì, eh? Perfetto. Allora. Ah, ma io non mi sono riposato al falò. Sono un pirla. Sono un pirla. Andiamo subito a riposarci al falò prima di cadere. Allora, vediamo. Vediamo. Ah, niente. Perfetto. Lo scudo a goccia all'inizio è molto comodo. Ah, non ti ho shottato? Speravo di sì. La lancia, c'è da dire che ha un buon range, però non è stupefacente, ecco. Allora, qui si salta con R3. Oh, ci sono arrivato. Frammento di titanite, molto buono per iniziare a potenziare le armi. Se non sbaglio, infatti, qui c'è uno. Mamma mia, ti ho impalato. Anima morente. Andrei... lì non c'è nessuno. È da Gundir il campione, che c'è qualcuno allora. Allora, direi anche di scendere lì sotto e prendere la campana, perché la campana potrebbe essermi utile adesso, almeno a inizio gioco. Niente, proviamo a fare un... Eccolo qua. Proprio quello che speravo. Vediamo. Sì, dai, sì. La cura si fa sentire, quindi... Molto buono. Au! Signore, che dolore. Ai. Andiamo
rubare lui adesso. Frecce infuocate come al solito fanno male. Bombe incendiarie, questa sarà molto comoda contro Gundyr. Allora, intanto mettiamoci subito una bomba incendiaria qua. Fammi vedere la campana. Talismano, colpo, campana sacra. Ok. Sì. Quanto mi serve 14 in fede? Beh, uno solo, un altro solo, solo un altro livello. E poi scala in A. Dia. Già meglio del talismano. Beh, ovviamente, direi. Andiamo a riposarci al falò prima di entrare in boss fight. Non vorrei mai fare una cappellata, entrare con metà vita. Bene. Non dobbiamo sprecare nessuna delle 4000 anime che abbiamo. Forse sarebbe stato meglio uccidere la lucertola dopo aver ucciso Gundyr. Ma queste sono strategie che lascio a chi ha più cervello di me. Una bella impalata. Tutto per te. Ok. Allora direi di tenerci le bombe per la seconda fase. E di partire alla prima tirandogli addosso tutto quello che abbiamo. Spingendo il più possibile. Dai. Facciamolo. Non è molto e non è nemmeno un lavoro onesto, Dio mio. Però lo scudo a goccia fa il suo sporco dovere. Attenzione alla presa, quella fa molto molto male. Non siamo avidi, non siamo avidi. Ah, Dio mio, che dolore! Due. Che male. Ok. No. Mamma mia. Perché sei così cattivo con me, Dio mio. Oddio santo. Dio, Dio. Ecco. Beh, dai, dai. Poteva andare molto peggio. Lo ammetto. Non mi aspettavo di arrivare fin qua, però ho sprecato le bombe. Se solo avessi preso lo stregone all'inizio. Mamma mia, lo stregone veramente. Classe over sgravata. Saltino lì, evitiamo di prendere danno, ricordiamoci di recuperare le anime. Abbastanza, abbastanza. Sì, abbastanza cattivello. Poi c'è anche da dire che io sono abbastanza scarso, considerando che non ho mai usato l'araldo e non ho mai fatto una run con il lanciere, con una lancia. Morirò. Dai. Concentriamoci.
Allora, prima cosa, anima. Era qui? È qui da qualche parte, dai. L'ho perso. Ecco. Oddio mio! Poi la prima fase mi tormenta fino solo a un certo punto. È la seconda fase che è più ostica, ecco. Mamma mia. Ok, devo prenderci il timing con gli attacchi. Finite le bombe, oddio. Adesso niente, speriamo che non mi uccida in modo, in malo modo. Considerei di allontanarmi prima di morirci di nuovo. Ok, ho finito le fiasche. Non ho... Dai, se non riusciamo ad affrontare il giudice, non siamo in grado di affrontare il gioco. Non tirargli i calci! Facciamo lo sborone. Finché possiamo facciamo lo sborone. Dai. Mamma mia. Spada spirale. Riposa accanto al fuoco subito. Mamma mia, mamma mia. Bene, comunque dovrei già aver anche accumulato vacuità. Ah no, è vero. È vero, la vacuità si accumula più avanti. Buono. Buono, buono. Con la vacuità ci faremo dei livelli abbastanza consistenti, ecco. Comunque spada spezzata sarà completamente inutile. Direi che passeremo adesso un po' il tempo a farmare, considerando che vorrei andare avanti con il mio amico. Quindi, e poi il primo boss che abbiamo intenzione di fare non è quello che andrebbe fatto in linea cronologica del tipo Vodro, ma cercheremo di far subito la danzatrice. Che la danzatrice, per quanto se ne dica, è abbastanza avanzata. Te lo dico, greve, mamma mia. Le mani nei capelli ha dei pelati. Seriamente. Au. Disperazione di quest'uomo. Dai, gli ho dato solo una spintarella ad andare avanti. Era disperato. Guardatelo come guardava il vuoto. Sentire come muoiono è divertente. Bene, per adesso... Anzi no. Anzi sì. Andiamo prima al falò perché il maestro spadaccino qui sopra è avanzato, ecco, si fa sentire. Piazziamo sta... metti la spada... metti la spada... dai, metti la spada. Che poi sto qua c'ha le mani di un fabbro per non bruciarsi mentre attacca la spada a un falò, però...
Va a fare il pizzaiolo. Il futuro, un futuro da pizzaiolo già preso. Lo so. Lo so, sì. Ti tocco tutto, tranquilla. Allora, abbiamo detto che ne serviva uno alla fede per la campana. Poi ne butterei uno su forza, destrezza, tempra, vigore, l'armonizzazione. Aspetta. No, armonizzazione per adesso no. Buttiamolo sulla vitalità. Dai, cerchiamo di andare avanti un po' in pari. E poi un altro livello dovrei anche riuscire a farlo. Quindi, usando queste, vendendo un po' di quello che ho nell'inventario. Ah, sì, perfetto. Ashen Tolo. Very well, then. Perfetto. Proseguiamo. E lo butterei di nuovo sul vigore per aumentare un po' il peso trasportabile, perché sicuramente andando avanti il peso trasportabile sarà un gran limite. E diciamo che se hai una lancia non fai tanto danno, a meno che non hai una lancia, la lancia del re senza nome, la spada lancia del re senza nome, che io punto a quella, che però è molto pesante. Devi essere molto mobile. Quindi, rinforza arma. Due frammenti di titanite. Andre, mamma mia. Vecchia bastarda. Acquisto oggetto. Anzi, vendi oggetto. Vendile tutte, sì. Le ossa di ritorno, non venderle. Questo lo vendi. Dio mio, la spada spezzata. Questo lo posso equipaggiare. Ma te lo dico, la feticista delle ceneri, cioè. E poi le disrespetta in un modo assurdo le ceneri, cioè. Là ci sarà un gran bravo uomo, Greirat. Che quando lo manderai ai Rithil, lui morirà. Se lo mandi ai Rithil, lui muore. E poi potrai trovare le sue ceneri. Ecco, trovando le sue ceneri, e se gliele porti alla l'ancella qui, alla vecchia bastarda, ti dirà: le ceneri di uno sciocco. Che pensi di dire con questo? Vorrei mettermi a fare il bug per saltare sul tetto, ma ho promesso che non farò questo tipo di cose, questo tipo di glitch. Aspetta, andiamo a parlare con uno degli uomini più depressi di questo gioco. Ah, will you not give me conniptions? And they'd have us seek the Lord. Sì, eccolo qua. Colasso. Are they talking true legends? Proviamo ad andare dal maestro spadaccino. Sì, ci salterei sull'albero, ma no. Dovrei star lì non so quanto tempo. Cioè, lo farei, sarebbe molto molto fattibile come cosa, però mamma mia. Credo che sarebbe una cosa oltremodo noiosa ed estenuante, quindi ecco, preferisco una morte più rapida. Eccolo. Luccigatana, spada fortissima che però io non posso usare perché ovviamente ho deciso uso le lance. Niente, era un bel... Dai, fallo. Sono un pirla. Sono morto, oltre ad essere un pirla. Vedi? Vedi, è questo il tipo di morte affidabile, veloce e rapida, non indolore,
ma veloce e rapida che ti aspetti quando vai incontro a un uomo praticamente in perizoma, armato di katana. Cosa ti aspetti? Oh no! Devo rifarmi la strada. E non sono neanche più imbracciolato. Porca puttana. Datemi fuoco. Ma sicuro, ci farà il sushi col mio cadavere. Cioè. Tu. È per quello che lui è così incazzato. Perché tu ogni volta che vai là lo disturbi. Lo disturbi mentre lui è lì con le sue bacchettine che si tira sul sushi. Tu vai lì e lo disturbi, cioè, chi ti credi di essere? No, no. Lui ti vede arrivare, sei praticamente l'uomo quando scende dalla metropolitana, proprio quando esce dalla metropolitana e incontra il Vukumpra con i braccialetti. Sei una preda perfetta. Si avvicinano, tu non sai come, ma quelli sono geni del marketing che ti attaccano i braccialetti senza che tu te ne accorga. Ci sono quelli che te li rubano senza che tu te ne accorga. E poi ci sono quelli che te li mettono. È una cosa straordinaria. Quella è magia. Magia nera. Magia arcana. Ma un backstab? No, Orco 2, orco 2! Sono morto di nuovo. Non ho recuperato le anime. Quanto ci ho messo? Un minuto. Ehi. Qui si fanno i record. Almeno non devo rifarmi tutta la strada. Cosa buona quella. Comunque, intanto mi imposterei anche il talismano. Non. La campana. Quanto peso trasportabile? 18, 30, fammi vedere. 56,1. Bene. Bene, bene, bene. Sicuramente farà molto comodo avere l'anello di Havel. Buttalo giù per vendetta. Se avessi. Hai presente quel famosissimo film 300? Se avessi il suo calcio lo potrei anche fare. Se avessi il calcio di Leonida, ma. Cioè. Seriamente. È come guardare un bambino di 5 anni che prova a prendere a calcio una farfallina. Se non sbaglio, comunque, se riuscissi a buttarlo giù, il drop comunque mi verrebbe fuori lì. Madonna santa. È una roba. Sei un assassino. Beh, scappo. È tempo di fuggire. Lì tanto c'è lo scudo est-ovest, credo. Allora. Stai calmo. Non esageriamo. Ah, lì c'è il tuo limite di aggro? Ah, capisco, capisco. Ma non mi piace quando ti metti in posa, fra. Orco 2. Solo gli facessi più danno. Potrei anche provare a farglielo un Perry, ma è dannatamente forte quest'uomo. Gundyr il giudice in confronto a nessuno. Ma mi sta ancora inseguendo. Non hai null'altro da fare. Ehi, cura di più. Cura molto di più. Che dite? Ci do mucchio? Ci torno dopo quando ho fatto i livelli?
Tanto qui credo che andrò poco lontano. Se avessi almeno un'arma. Sì, torno dopo. Un'arma che lo stanna. Allora, che cazzo ho premuto? Se avessi almeno un'arma che lo stanna, sarebbe molto più comodo. Dai, intanto mi metto qui un attimo a farmare. Perché di sicuro contro la danzatrice sarà molto utile avere qualche livello. Sarà molto molto utile. Cosa potremmo sperare? Mamma mia. Prima volta che giocai a questo gioco era il 2000. 17, 18. Mamma mia. Con un personaggio al 700 e uno al 550. Adesso faccio schifo. Però non lascia mai di stupire questo gioco. Sempre incredibile come sia. Vediamo se funziona. No. Fa il trappolone. Mica tanto male. Dai. Queste sono anime buone. Mi dispiace ucciderli, però sono anime buone. Vieni. Tre colpi per uccidere uno di questi. Liscio. Stai zitto. Sì, adesso li secco tutti. Un attimo.
Thank you.
E provo il Mimic, se me la vedo brutta userò l'osso del ritorno. No, no, per adesso non voglio la mano. No, no. È andata peggio di quanto mi aspettassi. Più che peso direi che è più, come si dice, ha un range limitato, si espande molto in verticale, poco in sull'orizzontale, ecco. Se va avanti così non finiamo più, è sempre lo stesso attacco che mi frega, Dio mio.
L'ho rischiata tantissimo, stavo per mangiarmi di nuovo alla fine. Vorrei tornare indietro al falò per potermi livellare e poi chiuderei perché non voglio andare troppo avanti. Confronto al mio amico. L'importante è che aver fatto la zona iniziale e aver preso la pietra bianca, che così potremo mettere giù i segni. Una cosa, devo rimettermi questo. Perfetto. Sì, quale via potrei prendere? Welcome home, I should speak very well, then touch take not. Let these souls withdrawn from their vessels, manifestations of disparity, elucidated by fire, farewell, Ashen One. Ashen One. Ah, 'tis quite neat.
Prithee, be careful. Buono, io la termino qui e vi saluto tutti, spengo. Arrivederci.